versione, come dire, un po' controcorrente del Natale che ci è stata offerta da un personaggio singolare che si qualifica come filosofo e libero pensatore. Paolo Mattei è andato a trovarlo nella sua casa a Perugia. Il personaggio è piuttosto noto ai perugini per le sue iniziative stravaganti. Si tratta di Vittorio Gorini. Vediamo. Si qualifica come libero pensatore, è noto per le sue iniziative stravaganti e per le massime con cui volgarizza la sua filosofia. Parliamo di Vittorio Gorini, personaggio molto noto a Perugia. Siamo andati a trovarlo ed a raccogliere il suo pensiero, o meglio, la sua invettiva sul Natale. Noi cambiamo la festa, la tramutiamo prima di tutto per i grandi interessi, perché con la scusa del Natale fregamo tra gli altri, aumentiamo il prezzo. Questo è vero, non si può negare. L'interesse è sacrosanto e questo senz'altro. Quando il Padre Eterno è venuto in terra e noi con questo ricordo, è venuto mica per sgozzovigliare il Padre Eterno, il figlio, chiamiamo come ci pare, è venuto a soffrire. E con che coraggio noi altri mangiamo e beviamo e ci spantacchiamo? C'è anche un riverbero di sentimento. O la festa la piamo per il panettone o la piamo per il Padre Eterno. Questa è la spiegazione che avrei dovuto dire per telefono. Ecco, allora adesso noi esageriamo. Ecco, adesso noi ricordiamo anche che Gorini ha riportato una serie delle sue massime nel famoso libro Il Gorini, furti e mestieri. Ma questo per ricordare il libro. Ma per ricordare un'altra cosa importante, queste 150 videocassette registrate, che fine faranno? Dunque, questa è la speranza mia. Io sono già due inverni che ci fatico, ce ne vorrà un altro e poi avrò finito. Vengono sulle 200 ore in tutto di trasmissione, di parole. Per... trasmissione? Sì, come si dice? La gente sorda. Ecco, Gorini, perché la gente sorda? E perché pensano solo a sgozzovigliare? Poi un'altra cosa che ho pensato, non l'avevo detto mai a nessuno. Quando finisce una guerra... anche piccolo grande, una grande festa, non pensano i fratelli morti, ma noi altri che cavolo dei pesci siamo, ma il genere umano, questo uomo lo spiega, infatti questo libro mio dice l'impasto dell'uomo, nelle 101 videocassette toccherebbe leggerle tutte per vedere un pochettino come sono fatto dentro io, il che farebbe bene anche per gli altri, questo è il contenuto. Tutti sordi, e peggio per loro. Questo è il Natale di Vittorio Gorini. È noto per le sue iniziative stravaganti e per le massime con cui volgarizza la sua filosofia. Parliamo di Vittorio Gorini, personaggio molto noto a Perugia. Paolo Mattei stamani è andato a trovarlo ed ha raccolto dal pensatore, o meglio, ha raccolto il pensiero, o meglio, l'invettiva sul Natale. Vediamo. Ecco, mi ha telefonato un giornale locale che telefonava a tutti per il Natale quel che facevo. Dico io, gli ho risposto, infatti sul giornale c'era scritto, ho già registrato 150 ore di videocassette, ma non facciamo la festa, io dico, per telefono, ma non facciamo la festa al Padre Eterno che è sceso in terra per cambiare questo manicomio di mondo, oppure al panettone? Hanno messo sul giornale. Credetemi, è una festa per fregare il prossimo. Comunque, Vittorio Gorini auguria buone feste. Noi cambiamo la festa, la tramutiamo prima di tutto per i grandi interessi, perché con la scusa del Natale fregamo tra gli altri, aumentiamo il prezzo. Questo è vero, non si può negare. L'interesse è sacrosanto e questo senz'altro, ma non di esagerare, quello era il paragone che dicevo io e il giornale ha messo, hanno messo le parole sul giornale, che facciamo la festa al Padre Eterno o dal panettone? Quando il Padre Eterno è venuto in terra e noi con questo ricordo, è venuto mica per sgozzovigliare il Padre Eterno, il figlio, chiamiamo come ci pare, è venuto a soffrire. E con che coraggio noi altri mangiamo e beviamo e ci spantacchiamo? C'è anche un riverbero di sentimento. O la festa la piamo per il panettone o la piamo per il Padre Eterno. Questa è la spiegazione che avrei dovuto dire per telefono. Ecco, allora adesso noi esageriamo. Quando finisce una guerra,
anche piccolo grande. Una grande festa, non pensano i fratelli morti. Ma noi altri, che cavolo dei pesci siamo? Ma il genere umano, questo uomo, lo spiega, infatti, questo libro mio dice l'impasto dell'uomo. Nelle 101 videocassette toccherebbe leggerle tutte per vedere un pochettino come sono fatto dentro io, il che farebbe bene anche per gli altri.